Grazie per essere intervenuti. Vorrei ringraziare in particolare il nostro presidente, l'onorevole Nicolosi, e dire qualche parola per quanto riguarda la nostra associazione, che è un'associazione a livello nazionale, ma l'ambiente, Fare Ambiente Sicilia, il coordinatore appunto della regione Sicilia, il dottor Nicolosi, di cui ho parlato poco fa. La nostra associazione si propone degli scopi che mirano alla valorizzazione dell'ambiente, non solo dell'ambiente naturalistico e paesaggistico, ma anche come risorse per lo sviluppo del turismo e del settore agroalimentare, delle risorse marine del nostro territorio, della nostra bella isola. Ci impegniamo con diverse attività, se volete, e abbiamo il programma del secondo semestre, dove sono previste ancora la presentazione di un libro, in particolare il libro di Antonino Buchitta, Mito, Fiaba e Rito, e concluderemo l'anno con una cena sociale con concerto il 15 dicembre. Vale la pena ricordare che l'iscrizione annuale alla nostra associazione è soltanto di 10 euro. Detto ciò, vi ricordo anche, per chi un'altra comunicazione, giorno 12 novembre faremo una gita dal Caralifusi al Parco dei Nebrodi. Per chi vuole partecipare abbiamo qui il programma completo. Comunque i posti sono ormai quasi esauriti. Adesso do il benvenuto alle nostre amiche, la professoressa Maria Elena Mignosi, che ha dedicato tutta la sua vita alla cultura e alla letteratura, in quanto è stata docente ed è scrittrice, poetessa, saggista e critico letterario. Per la sua decennale attività ha avuto molti riconoscimenti, premi, che vogliono appunto essere una testimonianza alla sua fedeltà alla cultura. Oggi è qui per illustrare l'opera di Giovanna Fireccia. Lei è la protagonista. Giovanna Fireccia, che avremo modo di conoscere durante il corso della serata, vi dirò soltanto che alla sua seconda opera, dopo Silla Benevento, ma già in programma molte altre attività. Vero Giovanna? Poi faremo un'intervista. Giovanna è molto apprezzata come poetessa e le sue poesie infatti sono state inserite in alcune antologie e addirittura sono state oggetto di studio per tesi di laurea. Fa parte di giurie per concorsi letterari, anche lei ha avuto molti riconoscimenti e ha partecipato e partecipa a molti eventi. Adesso do la parola a Maria Elena e ci parlerà della poesia di Giovanna. Vedi, non so. Allora, la Giovanna Fireccia, si sente? Sì, si sente anche senza bisogno di sì. No, ma c'è il meglio perché io sono mezzo soprano, sono soprano. La giostra dorata del ragno che tesse, ma non si sente. Vai, tranquilla. Sì, si sente, si sente. Tu non ti senti, ma noi ci sentiamo. Dopo la prima raccolta di. No, così è meglio, però, no? Questo è che spegne. Si accende e si spegne. Così. Vediamo. Dopo la prima raccolta di poesie. Si sente che sì, si è forte. Silla Benevento, Giovanna Fireccia ce ne offre un'altra, dal titolo, per la verità, piuttosto enigmatico e sibillino, La giostra dorata del ragno che tesse. Quindi è un titolo molto complesso e che certamente racchiude in sé un simbolismo che noi adesso andiamo a scoprire, perché poi, delucidando il titolo, in fondo nel titolo, per questo vale per ogni opera, c'è sempre racchiuso il significato di tutto il libro, quindi già capire il titolo così, così strano, lungo, e già, quindi partiamo proprio dal titolo. E prendiamo l'avvio innanzitutto da una poesia
che si trova all'inizio del libro, che è intitolata Guscio di Lumaca, in cui la poetessa pone questo dilemma. Pone questo dilemma: è meglio morire per vivere meglio? All'inizio così, a tutta prima, dici, ma che cosa significa? E lo possiamo capire meglio riferendoci ad un'altra poesia, Artiglio sulla schiena, in cui dice: uccello la pace dai malefici artigli, l'aquila poggiata sulla schiena aspetta che io diventi evanescente. Ora lei allude al disagio provato nell'impatto col nuovo ambiente quando si trasferì da Palermo a Cinisi. Lei era ragazzina, questo per motivi di lavoro del padre, ed ella ne soffrì tanto che addirittura ne risentì la sua salute. Ma a tal punto che i medici, poi quando è diventata un po' più grandicella, i medici le sconsigliavano il matrimonio. E qui ora comprendiamo meglio il dilemma: è meglio morire che vivere meglio? Per vivere meglio, perché lei si trovò di fronte al bivio: correre il rischio e andare incontro a, diciamo, qualcosa di imprevedibile, di fare una vita pericolosa, correndo il rischio, oppure ritirarsi, non sposarsi e fare una vita tranquilla. Ecco, si trovò di fronte a questo dilemma. Ecco perché è meglio morire per vivere meglio, morire, cioè proprio rifiutare alla vita, rinunciare alla vita. Giovanna coraggiosamente sceglie per il matrimonio, si sposa e diviene pure madre, quindi scelse per la vita. Nella poesia Il guscio di Lumaca, dove pone questo dilemma, immagina però di avere preso la decisione contraria e scrive: scambiai di posto con colei che uscendo sussurrava: per vivere meglio è meglio morire. E così mi ritrovai bloccata in una vita non mia, mentre la lumaca col filo di bava usciva dal tranquillo viale dell'andare sicuro, avviandosi libera per la sua strada. Ed io, scaraventata nel guscio, dissi al suo misero posto: e ancora dimoro in porto sicuro, dove il coraggio è nato già morto. Certo, neanche la natura vuole questo. In un'altra poesia dice: la madre terra, piangente sorella, urla dolore per la sua prole, mi domanda con menia struggente: è meglio morire per vivere meglio? Spero che sia stata chiara. Quindi la vita allora, certo, è un po' pericolosa, rischiosa, può presentare incognite, destra è labile e precaria. Lei infatti scrive: si vive sul pericolante ponte in bilico tra corde oscillanti, sempre in pericolo, sempre così, di fronte al rischio. E qui cade a proposito il ragno, che lei non vede come l'essere simbolo di morte, di cose brutte, di negative, invece lo vede proprio per cogliere questo sospeso nel vuoto. Il ragno, come sta sospeso nel vuoto, oscilla sempre, pare che debba cadere da un momento all'altro, quindi bene interpreta proprio questa vita così pericolante. Quindi però con tenacia, laboriosità e pazienza, addirittura tesse una tela fatta di fili sottili che formano dei pieni e dei vuoti, anch'essa labile e caduca. Tutto è che pare debba cadere da un momento all'altro, però resiste.
Fuori di metafora, il ragno che tessa la ragnatela simboleggia l'uomo che costruisce la sua esistenza con tenacia, laboriosità e pazienza. Un'esistenza non piatta, ma costituita appunto da pieni e da vuoti, cioè da gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Una vita ricca di gioia e di trepidazione. E allora qui subentra la giostra. Cosa c'è meglio della giostra per indicare la gioia e la trepidazione? Perché è questo, quando un bambino sale sulla giostra è un momento di gioia, ma anche un po' di trepidazione. Quindi è questa la giostra che esprime la vita. In fondo è il simbolo della vita. E qui sta anche, come dice Giovanna, per il tutto che attorna. Lui la esprime anche così, il tutto che attorna, perché è costituita anche la giostra non solo dall'esistenza sua, ma dall'esistenza di tutte le persone con cui si viene a contatto nella vita. I familiari, i parenti, le conoscenze, le amicizie, tutti i rapporti di lavoro, tutto il proprio mondo, ognuno ha la sua giostra. Quindi la giostra rappresenta poi il tutto che attorna ed è fatta di tempo e di spazio. Di tempo, infatti, giri e giri, generazioni e generazioni di bambini si susseguono. E di spazio perché il tutto che attorna non è costituito solo dall'elemento umano, ma anche dalla natura in cui si è immersi. Quindi la vita è sempre, dice Giovanna, un muoversi tra tempo e spazio oscillando in bilico. Ora, questi corsi e ricorsi di generazioni segnano un movimento a spirale, quindi non si torna mai al punto di partenza, ma ci si allarga sempre più. E questo è perché proprio denota l'ottimismo di Giovanna nel considerare la vita, quindi sempre in evoluzione, sempre in progresso, quindi una visione positiva. Quindi il tempo scorre e continuo a vedere bambini scena nascosti in conchiglie dai gusci a spirale, ma anche dinanzi alla giostra i bambini si trovano di fronte a un'alternativa: salire o non salire, quindi coraggio o paura. C'è il bambino pauroso che non vuole salire perché si spaventa, c'è invece quello coraggioso, quindi. E allora Giovanna, intrepida, incoraggia: salite sulla giostra del divenire, dove l'andare è più importante del dire, dove vivere è più importante del discorrere. Cioè affrontate la vita, questo vuol dire, affrontare la vita con coraggio. Quindi, sì, sì. Ora, questa giostra non è una giostra qualunque, è una giostra dorata. Perché è dorata? Nella giostra qualunque salgono tutti, buoni, cattivi. E nella giostra rappresenta la gioia sempre. Però ci può essere una gioia effimera, una gioia fasulla, una gioia anche torbida, perché per esempio in una mente perversa anche la vendetta può essere un momento di gioia. E quindi, però Giovanna non contempla questo tipo di gioia, e la giostra è dorata perché esprime più che gioia, esprime felicità. La felicità che viene da una scelta, dalla scelta del bene, dalla scelta dell'amore, così come ha fatto lei. Ecco, quindi chi sceglie per l'amore, per il bene, ha la felicità, va incontro alla felicità, e quindi alla giostra dorata. E questo vale anche, dice, per la natura. Dice in un'altra poesia, vabbè, questo magari lo salto, diciamo. La natura, il creatore in vita, guardati attorno, uomo, non sei solo, abbi cura della natura e essa ti ricambierà con amore. Anche l'amore bisogna rivolgerlo verso la natura. Ora, nel tutto che attorna poi c'è un fulcro, perché la giostra ha un fulcro attorno a cui gira. E questo fulcro è costituito da quelle persone che
che la coesistenza più significativa per ognuno, cioè la famiglia in genere. E infatti lei dice a mio marito Alessandro e ai miei figli, punti cardine che mi completano. Loro rappresentano il fulcro attorno al quale gira la mia giostra. Così quel mondo che prima lei non riusciva a signoreggiare, mondo seguiti a sfuggirmi mentre cerco di afferrarti, quel mondo con cui non riusciva a sentirsi in armonia, ora invece lo guarda con occhi di amore e se ne sente pure ricambiata. E verso il marito ha queste parole. E attraverso, quindi un ruolo importante ha avuto il marito in questo, e attraverso altri occhi che vedo il mondo adesso. Il mondo mio attraverso gli occhi tuoi adesso è. Ti riconosco, la tua voce vibra con la mia. Anticipi i miei pensieri, concludi i miei pensieri. Chiareggiando nell'aria mi ricordano che io attraverso te esisto. Quindi il mondo è anche la natura, abbiamo detto. Verso la natura dice, applaudi al cielo e alla terra, ammira il tutto che ti attorna. Attorno, inebriati di beata esistenza, ubriacati di gioconda presenza e ama come non hai mai amato. E l'amore che si dà poi ritorna. Quindi in definitiva potremmo tradurre il titolo La giostra dorata del ragno che tesse con La vita felice dell'uomo che costruisce la sua esistenza secondo scelte di bene, scelte di amore. Ottimo, mi pare che... lo spirito che anima queste poesie. Volevo anche presentare appunto il marito. Il libro, se ancora non l'aveste vista, volevo dire di Giovanna soltanto altre due cose e poi ti do volentieri la parola. Giovanna è una nostra amica e socia di Fare Ambiente ed è una poetessa originale, sensibile, estroversa, una donna che ama la bellezza e sa crearla intorno a sé. Ella riesce a rintracciare la bellezza in ogni piccola parte dell'universo, sia la sabbia, sia una conchiglia, sia il vento, e la costruisce nelle sue opere che ora vedremo, fatte con materiale di recupero e di riciclo. E lei si sente parte dell'universo dove si immedesima e si confonde in un abbraccio panico. Giovanna è la donna del fare. Infatti per lei essere in senso ontologicamente fondante corrisponde al fare. Ognuno di noi è ciò che sa costruire per sé, in sé e intorno a sé. Infatti, Giovanna è un'artista a tutto tondo, una redattrice di interni, è salita sulla giostra della vita per regalare la sua arte creativa non soltanto attraverso i suoi versi, ma anche attraverso le sue poesie, che ella ha chiamato poesia sculturata. Una poetessa originale, se vogliamo anche dotata di un pizzico di follia, consentimi di venire a ridere, di quel genio creativo che cerca sempre nuove soluzioni. D'altra parte, il pensiero divergente non si accontenta di battere itinerari già tracciati, né di ricalcare schemi già raccontati. Ella ci propone una poesia nuova che è sorretta da una solida intelaiatura filosofica, in continua evoluzione anche da un punto di vista formale, perché come vedremo c'è anche un ritorno, se vogliamo, ai poeti risalenti alla scuola del futurismo, Tommaso Marinetti in particolare. Una poetica che si apre a molti temi che vanno dal semplice vissuto della sua vita di donna, e io vi propongo la lettura della poesia La donna medica di pagina 48, che ora speriamo di avere il tempo di leggere, alla sofferta ricerca di capire la sua dimensione esistenziale, che è presente in quasi tutte le altre poesie,
ma anche all'amore per la natura, di cui abbiamo già parlato, e all'attenzione che dedica a grandi problemi sociali, come si evince dalla poesia La casa di Tano. In particolare stiamo parlando di Tano Badalamenti, che come sapete tutti è il mandante dell'assassinio di Peppino Impastato. Quindi è anche una poesia impegnata da un punto di vista etico e sociale. Ma vorrei adesso chiederti, Giovanna, che cosa è per te la poesia? Io credo che sia un dono che tu vuoi fare agli altri per costruire intorno a te delle relazioni positive. E se non è questo, ti prego dimmelo. Ti senti tranquilla? Perché posso cambiare domanda, sai, non è che... Non c'entra la domanda proprio così. Posso che lei mi conosce? Lei mi conosce anche perché insomma no, non ci siamo messi d'accordo. Lei si è d'accordo, ma io con i suoi sospiri anche da sospiri. Collaboriamo da giorni a giorni, siamo in contatto. Veronica mi conosce, sa come io sia poi così emotiva e tutto quello che magari volevo dire non lo dico, poi dico tutt'altro. Quindi io sono fatta così, insomma, come dici tu, sono fuori dagli schemi, cioè sono fuori da ogni cosa, insomma, prendo sempre strade alternative. Che cos'è la poesia? Per me, se vuoi, io ti rispondo intanto con una poesia. Ecco, sembra la risposta. E poi ti spiego questa poesia, che è a Maria Folla, che troviamo a pagina 41. Già dal titolo, quando io l'ho scritta e l'ho proposta al nostro salotto culturale Symposium, già il titolo io ho detto, ho scritto questa poesia, si chiama Amalia Folle. E tu dici, ma che significa? Cosa tu c'hai? Che cosa significa? Dico, ascoltate. Che pagina è? Pagina 41. La senti leggerla? Sì. Allora, come in ogni poesia, è preceduta da una breve introduzione in prosa che a me piace sempre unire i due aspetti della scrittura, la prosa e la poesia. E quindi, di solito, prima di leggere la poesia, scrivo queste poche frasi. In questo caso, io ho scritto: l'arte unisce. Chi conserva l'estro creativo riconosce a fede un suo simile e nel riconoscersi si annullano e dà condizioni sociali e convenzioni. Ci si riconosce anime affini che cercano di chiarirsi la propria visione delle cose. L'artista vive in una dimensione che è solo sua. Quando io creo un'opera, che qua ne ho portate soltanto tre, però comunque ne ho tantissime, cosa faccio? Lancio un segnale che parte da me e si estende fuori in un tentativo di apertura. Ma nonostante mi apra agli altri, in realtà mi nascondo. Mi nascondo dietro la mia stessa opera, che nell'atto stesso della condivisione diviene amore donato che ritorna. E quindi adesso vi faccio ascoltare la poesia. Amalia Folle. Estrae evanescenti illusioni, lusingando anche il cilindro, conturbando l'animo d'accogliente applauso. Amalia Folle, scrivendo versi fragili come piume e foglie, celando tra pause e spazi molto più di quel che dice. Musica narrata balza dal cappello, spande emozioni, narrando in rima, senza alcun orpello. Estrae dal cilindro il niente che le appartiene. Con giocosa meraviglia dona amore e suo amare a lei torna. Bravo. Il poeta è un prestigiatore, non fa altro che prendere dal cilindro le parole. E poi, per esempio, io invece le prendo dal mare, per esempio, cioè io le pesco all'interno del mare ad occhi chiusi, le trovo, e poi le assemblo, da sillabe diventano parole, da parole diventano frasi, però comunque, come si fa a spiegare che cos'è la poesia per chi scrive? È una luce, è una cosa che ti arriva, ti arriva così a sorpresa e tu la devi scrivere, così come è un impulso vitale. Sì, e poi nel mio caso, nel momento in cui vedo che
che non, è bas- non, è, no, non è sufficiente a volte la poesia nel mio caso, la poesia stessa poi diventa opera, diventa una poesia sculturata, come queste tre che sono qui, che sono rispettivamente essenzialmente io, linguaggio e la sillaba del vento, che poi è il titolo del primo libro. Allora, effettivamente confermi quello che io avevo realizzato su di te, cioè a te non basta scrivere, ma devi fare un passo avanti costruendo, traducendo le parole in materia molecolare. Sì. Che appunto potremo andare a vedere adesso. Sì. Quanto ti sono stati di sostegno le tue relazioni affettive più importanti? E tu in questo la percorso. Famiglia, gli amici. Ma anche gli amici più cari. Sì, sì, sì. E allora io penso che appunto tutto che attorno, di cui parlava Maria Elena, è sia fondamentale. Come facciamo a vivere da soli? Cioè non possiamo, è una noce dentro un sacco di gatto rumore, insomma. Io non sono una noce, voglio essere un portastilli pieno di spilli, non un solo ago, un pagliaio in questo caso. Quindi tutto ciò che attorno è fondamentale, prima di tutto perché mi arricchisce, poi perché da lì prendo l'ispirazione per essere quella che sono, perché altrimenti, cioè, se non avessi gli amici, se non avessi i familiari e tutte le persone che stimo e che mi stimano, che amo e che mi amano, compreso tu, Sandra, e tu, Maria Elena, e Francesco, e Emilia, e tanti amici, sì, vicino a Angela, cioè, cosa mi ritornerebbe? Quindi è necessario. Anche se, devo dirti la verità, a me piace molto stare sola, perché la solitudine per me è importantissima. Io non vedo nella solitudine una cosa negativa, così come non vedo nel buio una cosa negativa, così come non vedo nella morte una cosa negativa. Cioè ogni cosa ha la funzionalità che tu gli dai. Io in questo caso gli do una funzionalità di costruzione, perché se io sono sola riesco a fortificarmi e di conseguenza a trovarmi. Ottimo, quindi quando dicevo che dietro la sua poesia c'è una forte incalaiatura filosofica, non mi sbagliavo, che nasce da una ricerca profonda intanto nel suo sé, che non dimentica però mai di gettare lo sguardo fuori dal suo sé, in tutto intorno, sì, per cogliere gli aspetti di bellezza inestimabile che ci sono nella natura. Infatti tu dalla natura raccogli degli elementi con cui hai costruito le tue opere d'arte. Vorrei che ce ne spiegassi qualcuna. Quale poi spiegata? Ho visto di là quella bellissima bocca, sì. Cioè, quasi la andrei a prendere per mostrarla. La puoi prendere, insomma. Perché così mentre la illustriamo vediamo di cosa stiamo intanto parlando. Intanto mi leggo la poesia, sì, che è qua, perché è in sillabe nel vento, nel primo, che come la vedete raccolta. È completamente, cioè è veramente indecente la mia copia, guarda, insomma, molto pintata. Sofferta, le due sudate carte. No, ma non solo, perché ci scrivo sopra, le arricchisco continuamente. Ecco, bene, facciamola qui così la facciamo vedere, è veramente emblematica. La signora che ci sta aiutando è l'editrice di questo libro, la casa editrice è Symposium, opera e lavora io, diciamo anche questo. Attenzione, aspetta che io alla femminile ti metto questo dietro. Meglio. Facciamo così. Sì, magari poi. Mi dice il titolo di aiuto? Linguaggio. L'ho trovato. Ok, di la pagina 38, vabbè, questo io solo c'è. No, non è in questo libro. Ah, è, sì, va bene, ragione. Perché queste tre opere sono tratte dalle poesie di Sila Benevento. Ok, Giovanna. Invece, quando sono stata l'altra settimana, quando siamo stati all'ottagono letterario, avevo portato tre opere che sono inserite nella giostra dorata della Trentina. Mamma mia che sono alta, la Allora, il linguaggio nasce da queste parole, che sono un po' dure, dice:
Chi ha inventato il linguaggio avrebbe dovuto pensare che ogni parola è un oltraggio. A tutti quelli che non sanno parlare e dialogare, avrebbe dovuto insegnare che anche le parole possono ammazzare. Da qui gli viene l'ispirazione di fare una bocca, che fra l'altro è stata anche protagonista di una locandina quando siamo stati a Centro Schianè, in una mostra che ho fatto con l'associazione Mago, che titolava questa mostra essenzialmente io. E abbiamo messo questa bocca nella locandina. Ed è, che cosa, secondo voi che cosa può rappresentare questa bocca? Non solo la parola, l'universalità della parola, nel senso che non è necessario che le parole devono per forza esistere, perché basta anche uno sguardo a volte per capirsi. E i vari colori della pelle, perché questa è tutta pelle inframmista alla sabbia del nostro meraviglioso mare, fanno intendere che nel mondo ci sono mille tipi di linguaggi, ma non soltanto il linguaggio della parola, abbiamo tanti altri sia etnie diverse, ma anche modi di ragionare, modi di pensare, quindi dobbiamo trovare l'armonia. Ma siccome la bocca è l'unico veicolo che è il più diretto, dobbiamo pesarle le parole, dobbiamo stare attenti, quindi dobbiamo avere almeno tre lingue. La prima per pensare, la seconda per ragionare, la prima per ragionare, poi per pensare, quindi per dire e per ascoltare, perché a volte anche stare in silenzio è molto più importante di parlare. Come diceva Leonardo Sciascia, a proposito della efficacia e della potenza delle parole, Leonardo Sciascia scriveva che la parola uccide più di una spada. Sì. Però prima di andare avanti voglio leggervi una poesia che a me piace moltissimo ed è La casa di Tano, che ho citato poco fa. Posso leggere io l'introduzione? Sì, tu leggi l'introduzione, certamente. Pagina, pagina 53, è una delle mie preferite. 53. E allora, La casa di Tano. Ho invaso vari luoghi e i luoghi hanno invaso me. Ogni posto in cui sono stata con le mie opere di poesia sculturata mi ha arricchita di sensazioni. Sono stata anche al castello di Carini, eccetera. Ma prima ancora di stare al castello, anche ho invaso le pareti di una casa che adesso è un bene confiscato alla mafia. Casa in cui si ordinano delitti e tirannie. Sono entrata con il gelo nel cuore, ma poi con spavalderia ho battuto forse i piedi per scacciare l'angoscia. Adesso vi recito la poesia e poi andiamo avanti, perché devo presentare una persona che stasera è venuta a trovarci. La casa di Tano. Salgo gradini di marmo che ghiaccia i pensieri. Un'energia avversa mi pervade, ma i piedi si muovono a cercare il giusto assetto tra piastrelle ingrigite dallo sporco. Perché sto nella casa di Tano? A passo felino esploro gli angoli bui, odo i discorsi di Tano che, cadendo dal tetto, si frantumano nel ricordo di Felicia e Peppino impastato. Ed io invado le pareti della casa di Tano con parole poetiche impastate a sabbia, a pelle, a pietre, a colori. Gatta, dal passo guardingo assorbo il buio e avanzo spavalda. Capto voci d'odio del passato, dedico voci d'amore al presente, immagino voci di speranza nel futuro. Vorrei se chiedere a Giovanna quali sono i suoi progetti per il futuro e poi rivolgere anche una domanda a Maria Elena e chiederle invece qual è la sua poesia preferita tra queste. Mentre tu ci pensi, lei ci dice quali sono i suoi progetti per il futuro. Allora, io sono quasi in procinto di pubblicare un altro testo che si intitola Mare Anima, che è una dedica al mare.
Continua, prego. No, io mi distraggo. Continua. Allora, quindi scrivo anche in siciliano. Infatti qui ci sono tre cartoline a vostra disposizione, potete prenderle perché sono state realizzate per l'aeroporto Punta Raisi. Poi me le sono fatte ristampare, le ho tenute per me perché durante le presentazioni le dono ai presenti. Scrivo articoli, dei giornali, prose, favole, fiabe e soprattutto questo testo di Maranima che è lungo quasi 600 versi ed è intervallato dalle mie opere. Perché l'ho scritto? Perché durante la raccolta di sabbia, sassi, alghe, tutto quello che io utilizzo appunto per realizzarle, ogni volta associavo un elemento del mare ad un'emozione dell'uomo. E quindi per esempio mi è capitato di pensare alle alghe come la meditazione. Se vuoi leggo un pezzo. Certo, perché no? Vediamo se... Un'anteprima assoluta. Un'anteprima assoluta. Ci fa questo regalo. Le rocce porose ora hanno i colori del limbo. Il sole riluce su rocce blu, le scoglie pungenti, e le mani meditano il blu e il rosso. Chiude gli occhi per cercare un barlume di certezza e... Verdeggianti alghe danzano e dagli abissi emergono bramose di lasciare il buio. E nuotano a passi di mantra per raggiungere i raggi del sole. L'abisso rafforza le sue difese, porge la rabbia, elabora la conoscenza, accetta la fatica. I prismi di smeraldo infondono pietre negli animi ora sgombri. L'essenza d'alga marina ammanta i corpi distesi al sole che, denudati, si abbandonano al rullio del mare e si immergono in intimi pensieri. E, per un lungo istante, il balsamo smeraldino solleva i corpi dalla gravezza. E le quieti verdi alghe risanano funeste ferite, obbligate pure dai ricordi che troppo dolenti da affrontare. Lo spirito, rinfocillato al sole, discerne i bisogni, elabora gli istinti. Il corpo, non più mancante di peso, si adagia sulla sabbia e sorride. Quindi io qui ho preso le alghe e mi ho fatto... E poi cose future, insomma, oltre opere da fare, la famiglia, lavoro, tanto. La donna merita. La donna merita. Come si dice una poesia a pagina. La donna merita, vorrei che la leggesse invece Maria Elena. Ti dico la pagina. Pagina 48. La donna merita. Un grazie ogni tanto per quel suo togliere nubi e scansare le saette. Una carezza all'anno